Mister, immagino che l'adrenalina sia un attimo cessata, fermata, però questa volta è una bella partita. Ci vorrà ancora un po' di tempo, però sì, alla fine è stata un'iniezione di adrenalina importante. Una bella partita no, perché è stato un primo tempo, ve lo dicevo prima, di cui mi scuso con la proprietà, con i tifosi, perché è stato imbarazzante e noi dovevamo far sicuramente meglio. La reazione del gruppo però è un segnale molto molto importante, quindi sono contento di questo. C'è stata una reazione veramente forte, perché il secondo tempo li avete messi là, non li avete fatti più passare, cosa che riuscivano quando nel primo tempo veramente, come hai detto te, cosa è successo? Non voglio ragionarci su anche con i ragazzi e me ne prendo le responsabilità, perché sono io che preparo insieme a loro le partite, quindi probabilmente non ci siamo arrivati con l'approccio corretto. Ci siamo guardati negli occhi a fine primo tempo, gli ho detto che l'aspetto tecnico e tattico sono una componente, ma non sono quella che determina, sono un plus valore che di solito noi abbiamo e che volevo vedere attributi, e li ho visti, perché da subito il 3-2, poi altre diverse occasioni, anche difendendoci alla fine non abbiamo comunque smesso di attaccare, di creare occasioni, è un segnale importante, ma su questo gruppo dai momenti di maggior difficoltà a quelli più belli, credo ciecamente, perché lavorano in maniera fantastica, quindi non posso che essere fiero di poter essere loro allenatore. Questa potrebbe essere veramente una pietra messa lì di un ulteriore salto. Lo speriamo, adesso abbiamo altre 4 partite nel giro di pochi giorni che possono darci magari una dimensione che ambiamo ad avere. Però dobbiamo trovare una linearità nel distribuire le prestazioni, perché serve farle nei 90 minuti. Se come oggi lasciamo 45 minuti all'avversario, di solito una partita così la perdi.